Acqua, vento e vela. Sono questi gli ingredienti del progetto Il Mare che Cura, che si svolge a Cervia e si prefigge l'obiettivo di facilitare l'accesso al mare e alla barca a vela a giovani e adulti che hanno difficoltà relazionali o disabilità psichiche e fisiche. Nato nel 2010 dalla collaborazione tra la cooperativa sociale Psiche, la cooperativa Lo Stelo e l'associazione Impronte di Solidarietà, il progetto si avvale del supporto dei velisti della Congrega del Passatore e delle loro imbarcazioni. Il progetto di uscita in barca con i ragazzi disabili insieme alla cooperativa Psiche è nato dall'unione di due esigenze, quella della Congrega del Passatore che ha avuto la fortuna di avere una barca che si chiama Helix che ci è stata donata per compiere delle attività sociali, ricreative e comunque che avessero uno scopo benefico. E l'incontro appunto con gli operatori della cooperativa Psiche, alcuni dei quali erano conosciuti perché frequentavano il mondo velico, che hanno avuto questa splendida idea di iniziare una terapia per persone disabili utilizzando la barca come veicolo, come strumento per approcciare al mare, alla natura e alle regole della marineria, ragazzi che normalmente sarebbero rimasti fuori da questo ambiente. Che beneficio possono trarre i partecipanti da questo tipo di esperienza? La barca a vela può generare molti benefici, innanzitutto spezza, diciamo, la quotidianità che per certe famiglie, certi ragazzi è assolutamente stereotipata e uguale, quindi un sabato mattina del genere è assolutamente qualcosa di, diciamo, un po' di ossigeno che rigenera e poi si crea un momento di aggregazione sociale importante. Ho iniziato a partecipare a questo corso di vela nel 2010, 2 anni fa. E come esperienza è un'esperienza bella, che mi piace stare in mare aperto, conoscere magari cosa vuol dire cazzare la randa, orzare la randa. Nello specifico, il progetto prevede 4 uscite in barca a vela salpando dal circolo nautico di Cervia. Durante queste uscite viene data la possibilità ai partecipanti di apprendere i rudimenti della navigazione e di compiere alcune manovre, sempre supportati dagli skipper della Congrega del Passatore e accompagnati dagli psicologi di Psiche. Ha come obiettivo anche quello di alleggerire magari anche le famiglie, perché il sabato i ragazzi, i centri residenziali o comunque i centri educativi sono chiusi, quindi il sabato le famiglie hanno i ragazzi a casa, è un momento anche per poter alleggerire loro. Diciamo che Luca è entusiasta delle uscite in barca, anche perché è una cosa che altrimenti in modo individuale non avremmo potuto fare. Il fatto stesso di stare insieme ai suoi compagni e vivere comunque un'esperienza diversa dal solito, qualcosa gli lascia. È logico che adesso lui fino alla prossima volta continua a chiedere la barca, i compagni, e quindi dai, sicuramente è una cosa che gli fa bene. Per noi è stato non solo il coronamento del nostro scopo sociale, ma è stata un'esperienza bellissima che ci regala tantissimo ogni volta che riusciamo a indurre un sorriso a questi ragazzi che vengono in barca con noi e ci insegnano molto di più sulla vita di quello che noi riusciamo a insegnare a loro della vela.